Va ora in onda il culto evangelico della Chiesa Valdese. La predicazione di oggi è curata dal candidato al ministero pastorale Cassim Conté. Dalla scuola grande della Chiesa Valdese di Angrogna, un benvenuto a tutte e a tutti coloro che ci seguono da diversi luoghi e che vogliono condividere insieme a noi il nostro culto evangelico. Vogliamo iniziare raccogliendoci alla presenza del Signore e lo facciamo ascoltando alcuni versetti del Salmo 27, versetti 3 e 4. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Preghiamo. Signore nostro, Dio onnipotente, siamo riuniti qui oggi per celebrarti. Grazie per averci creato. Grazie per aver creato questo mondo che con le sue innumerevoli bellezze sa colpirci ancora oggi. In questo giorno di riposo possa il tuo spirito essere operativo nelle nostre vite, aiutandoci ad avvicinarci maggiormente a te e comprenderti. Sii con noi durante questo culto, insegnaci, consigliaci e mostraci la via che desideri che seguiamo. Nel nome di Gesù. Amen. Come dolce al tuo servizio vivere, o Salvator, come dolce in sacrificio darti la mente e il cuor. O Gesù, la mia vita intera t'appartien, la tua grazia infinita la salvi e guidi al ben. Come pronti nel servirti gli angeli sono in ciel, io vorrei così ubbidirti pieno per te di zel. O Gesù, la mia vita intera t'appartien, la tua grazia infinita la salvi e guidi al ben. Un ardente e santo amore dammi per tua bontà, tal ch'io possa, mio Signore, far la tua volontà. O Gesù, la mia vita intera t'appartien, la tua grazia infinita la salvi e guidi al ben. Leggiamo ora dal Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti da 26 a 29.
Diceva ancora, qui si sta parlando di Gesù, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come fare. La terra infatti da se stessa porta frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Il Signore benedica la lettura e l'annuncio della sua parola. Amen. Care sorelle e cari fratelli, il testo di oggi ha come tema il regno di Dio. Nei Vangeli, per parlare del regno di Dio, Gesù non usa mai un linguaggio diretto, ma si muove attraverso l'uso di similitudini, di immagini che erano familiari a coloro che lo stavano ascoltando. Questa sua scelta di comunicazione permetteva che anche le persone più semplici potessero in qualche modo comprendere qualcosa di questa realtà di Dio, così difficile, così lontana, così complicata da comprendere. In alcune parabole, per esempio, il regno di Dio viene paragonato un po' come a un granello di senape, piccolino, poi diventa grande. In un'altra si racconta di un pastore che fa di tutto per trovare la sua pecorella che si era smarrita. E in un'altra ancora si parla di un mercante che cerca delle belle perle e poi ne trova una davvero preziosa. Ecco, non voglio parlare delle altre parabole, però vi invito a rileggervi queste belle storie, questi bei racconti che sono presenti nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. La parabola di oggi, ecco, prende come esempio la vita di un agricoltore. Si parla della semina e poi della mietitura, del raccolto. Il seminatore, un contadino, decide di piantare nel suo terreno dei semi di grano, ci dice il testo. Fatto ciò, decide poi di rilassarsi. Si disinteressa di quello che accadrà da quel momento in poi. Si farà vivo quando? Quando ciò che ha seminato sarà maturo e quello è per lui il momento ideale per riattivarsi e per fare la raccolta. Chi è abituato a lavorare la terra, chi è appassionato di agricoltura, troverà un po' di difficoltà ad apprezzare questo racconto. Perché? Perché sa bene che per avere un buon risultato ci vuole anche un buon lavoro, ci vuole l'attenzione, ci vuole cura per la pianta. Ma questo racconto non ci parla di cura, questo racconto non ci parla di attenzione. E se noi immaginiamo questo contadino come Dio, che effetto può farci? Gesù per caso voleva comunicarci che dopo essere risorto il Signore si sarebbe poi riposato fino al giorno del suo ritorno? Gesù voleva in qualche modo comunicarci che il Signore aveva deciso di prendersi una vacanza, lasciando noi creature in balia delle leggi di questo mondo e che quindi quando piove può andar bene, così cresciamo bene, ma poi quando c'è troppo sole soffriamo? È questo che Gesù vuole comunicarci? Verrebbe da dire sì,
a una lettura frettolosa? E verrebbe da dire sì, ascoltando anche le notizie della nostra realtà e i telegiornali. Perché? Perché le ingiustizie continuano, siamo in balia delle decisioni cattive di altri, ci sono guerre, abusi, c'è sfruttamento dei più deboli. E allora viene proprio da dirsi che forse Dio si è proprio addormentato, o forse Gesù, dopo che è tornato nel regno, si è dimenticato di mettere la sveglia. Eppure il Salmo 121 dice una cosa molto importante per noi credenti. Il Salmo 121 ci dice che il Signore non dorme e non sonnecchia, che il Signore è il nostro custode ed è sempre vigile e attento alle sue creature. La Bibbia si sta contraddicendo? Oppure forse Gesù voleva dirci qualcos'altro con questa parabola? Ebbene, sorelle e fratelli, questo passo non ci vuole far cadere nell'errore, ma vuole concentrarsi e rassicurarci in qualche modo riguardo al ruolo di Dio in questo momento che lo stiamo attendendo. Vedete, il contadino riposa, sì, riposa, ma è un riposo non disinteressato. Il suo riposo non è per ignorare le creature, ma riposa perché è sereno. È sereno perché è già tutto scritto. Sa che tutto andrà bene e che con Gesù il regno di Dio avverrà certamente. E questa parabola, dunque, altro non vuole dirci che in virtù della serenità stessa di Dio nei confronti del destino dell'uomo che sarà certamente salvato nonostante le difficoltà che ci sono, anche noi creature dobbiamo in qualche modo prendere l'esempio da Dio senza farci prendere dall'ansia, l'ansia che in qualche modo non ci permette di vivere serenamente questa nostra esistenza, l'ansia che ci tormenta, l'ansia che ci provoca incubi. Dobbiamo prendere l'esempio del contadino perché in Gesù Cristo Dio ha vinto per noi non soltanto la vita, ovvero quel regno che verrà, ma Dio ha anche tolto il potere alle spine della vita. Dio ha vinto avendo anche il potere contro le erbacce che cercano di invaderci nel nostro quotidiano. In Gesù noi abbiamo la fonte di acqua viva perché solo in Lui possiamo veramente essere soddisfatti della vita che viviamo, perché il bene materiale che ci circonda altro non fa che provocare sete in noi, quella voglia di cercare sempre l'ultimo modello di cellulare, l'ultimo modello di vestito, essere alla moda, essere i più belli. Ecco, l'acqua che Gesù ci dà ci fa capire che l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è della sua grazia, la sua grazia che ci conferma che siamo amati così come siamo, e perché siamo amati siamo apprezzati, siamo anche salvati. E dunque perché preoccuparsi delle avversità che affrontiamo quando possiamo trovare nel Signore quell'aiuto sempre pronto nel soccorrerci? Le preoccupazioni arrivano e arriveranno, non possiamo negarcelo. Però adesso voglio farvi un po' sorridere, perché il contadino mi fa pensare un po' a Bob Marley. Vi immaginate Bob Marley il contadino? Io sì.
Perché questo passo mi fa venire in mente una delle sue canzoni che dice: In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Ovvero che nella vita ognuno di noi affronta dei problemi, delle difficoltà, ma quando arrivano questi problemi, queste difficoltà, se noi ci preoccupiamo, ecco, queste difficoltà diventano ancora più grandi, diventano il doppio. Perciò la soluzione è di non preoccuparsi troppo, ma al contrario, di essere felici. Possiamo dunque affermare che Bob Marley aveva veramente capito questa parabola, aveva veramente capito quello che Gesù voleva comunicarci. Gesù ci invita a vivere una vita spensierata, non disinteressata, ma spensierata, a vivere nella felicità di chi in mezzo alla tempesta sa che prima o poi spunterà anche il sole, di chi in mezzo alla tempesta sa che la promessa di Dio è una realtà reale, che avverrà sì nel giorno del ritorno di Cristo, ma anche ogni volta in cui abbiamo bisogno del suo aiuto e del suo conforto. E dunque il credente è invitato a non fermarsi davanti alla paura, di non farsi prendere dall'ansia che tormenta le nostre esistenze, ma a guardare a Gesù Cristo, ad ascoltare la sua parola che ci reca conforto e può trasmetterci la calma e la serenità di cui abbiamo bisogno. Dio non ci ha promesso un mondo e una vita senza problemi, ma ci assicura che in mezzo alle difficoltà e ai problemi Lui è lì con noi per darci la forza di affrontarli. Rivolgiamoci dunque a Lui nel bisogno e rivolgiamo anche aiuto quando ne abbiamo bisogno alla nostra Chiesa, perché noi siamo fratelli e sorelle non solo a parole, lo siamo realmente anche con i fatti, perché noi siamo legati dall'amore di Cristo, legati dal suo sangue che ha versato per salvare ognuna ed ognuno di noi. La Chiesa è una grande famiglia e dobbiamo esserlo davvero, o perlomeno provarci con tutte le nostre forze. Perciò non chiudiamoci a noi stessi, ma apriamoci a Dio e apriamoci ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, quando sentiamo il bisogno di aiuto. Chiediamo sostegno senza timore quando abbiamo delle difficoltà. E ricordiamoci anche che oltre a chiedere aiuto, ricordiamoci di essere anche noi aperti e volenterosi ad essere di aiuto quando saranno altri ad avere bisogno. Amen. Thank you.
Ci raccogliamo in preghiera. Signore nostro, Dio onnipotente, a te appartiene ogni cosa, il regno, la potenza e la gloria. Per questo veniamo a te, per domandare la tua vicinanza e la tua protezione. Non ti dimenticare delle nazioni di questo mondo, specialmente in questo periodo storico che stiamo attraversando. Noi vogliamo credere, forse illudendoci, che un mondo in cui uomini e donne possano vivere in pace è ancora possibile, che non dobbiamo aspettare per forza l'arrivo del regno per vedere nell'altro o nell'altra un fratello e una sorella. Ti preghiamo per i nostri amici, per le persone a noi care che stanno attraversando un momento difficile della loro esistenza, per via di malattie, lutto, condizioni economiche sfavorevoli, situazioni familiari. Non ti scordare di loro, Signore, sorreggili nel loro periodo più buio. Manda a loro il tuo spirito consolatore e tocca i cuori di coloro che sono vicini a loro, in modo che abbiano compassione e siano spinti alla cura nei loro confronti. E infine, Signore, non dimenticarti della tua Chiesa. Aiutaci ad avere sempre presente la missione che tu ci hai affidato. Dacci la forza, il sostegno e l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno per continuare a percorrere la tua via. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Che il Dio dell'amore vi circondi con le sue braccia amorevoli e vi abbracci. Vi porti conforto, speranza e luce. E mentre questa settimana volge al termine, mentre una nuova sta per giungere, che la pace di Dio pervada il vostro cuore e porti la serenità di cui abbiamo bisogno. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Cassim Conté, candidato al ministero pastorale.